Colpiti dall'apertura dell'avversario, non stavo per dire nemico, dell'avversario storico di Silvio Berlusconi, Romano Prodi, appunto, nei confronti di Silvio Berlusconi. Chissà se chi conosce bene tutti e due e chi è stato, senatore Razzi, intanto buonasera, da una parte e dall'altra, lei è stato sia... Buonasera a voi, buonasera ai radioascoltatori. Benvenuto! Com'è bello abbronzato, come sta bene, mazza! Sono in pensione, vado al mare, non c'ho niente da fare, l'unica cosa che faccio è un po' di TikTok, Instagram, mi diverto. E l'abbiamo visto. Guardi, noi in realtà pensavamo di parlarne dopo di questa sua passione, che peraltro io un po' le invidio, perché io sono incapace ad utilizzare TikTok. No, io proprio non l'ho mai usato. Noi abbiamo un esperto qua in studio, che è Alberto Di Cola, almeno c'era prima. Ma come mai nasce questa passione? Ma proprio durante il coronavirus... Due ragazzi qui di Pescara, Marica e Alessandro, mi hanno fatto vedere, dice: senatore, perché non fa il TikTok? Io pensavo che dovevo bussare alla porta, il TikTok no. Aspetti, che bloccato, c'è qualche problema, qualche andiamoci ritardo. A sentire, insomma, senatore, insomma, è sempre giovane dentro, sì. Cerco di rimanere così e di insegnare anche a coloro che sono già in pensione, che non bisogna abbattersi, ma anche dopo la pensione si può divertire. Io chiamerei mio padre in questo momento, gli proverrei di fare la stessa cosa mentre è lì che fa la campagna, perché secondo me, a parte che ci divertiamo anche con mio padre su queste cose, ho una curiosità, abbigliamento pazzesco. Fatto anche per i pensionati, così i pensionati possono fare anche questo, come io sono in pensione, allora non bisogna demoralizzarsi perché va in pensione, ma bisogna anche in pensione divertirsi. Io lo trovo peraltro abbigliamento pazzesco, decide tutto lei? Una mia curiosità. Come? Abbigliamento pazzesco nei video, decide tutto quanto lei? L'abbigliamento è bellissimo. Ah, nei video, sì, cerco... Eccessivo ritardo con il collegamento Skype. Sì, un po', questa è la banda larga italiana, qua tra un po' saremo costretti. Guarda, facciamo così, perché così non può andare avanti. Abbandoniamo Skype e chiamiamolo al telefono. L'abbiamo già fatto ieri, peraltro, quindi è già successo. Purtroppo non è colpa del senatore Razzi, è colpa dei collegamenti in Italia. Quando uno dice che il problema è nell'accesso a internet, non capisce cosa sia. Noi adesso stiamo facendo informazione, cercando di entrare dentro casa di un nostro ospite, ma pensate se adesso stavamo facendo una transazione bancaria, no? Ecco, la velocità con cui avviene questa transazione è determinata appunto dallo scambio di dati, e qua si era già bloccato tutto, ci mettevamo un quarto d'ora, insomma, veramente. Magari ci stavamo laureando, stavamo sostenendo un esame. Se stavi facendo un esame, ti avevano già bocciato. Ti bocciano. Sì, perché pensano, senatore, che tu potevi guardare altri libri. Ecco, l'abbiamo recuperata al telefono. Poi le sue performance. Sì, si sente meglio. Poi magari purtroppo, come diceva la banda larga, qui dicono che tutto alla perfezione, ma non è niente perfetto. Ha ragione, ed è un problema che noi cerchiamo di sollevare quotidianamente, ma insomma se ne dovrebbero occupare forse in maniera più insistente, perché il paese si regge anche su TikTok. Non è solo alcune... su TikTok, infatti stavamo dicendo delle cose. No. Senatore, in realtà poi noi l'abbiamo chiamata per un altro motivo, perché l'apertura di quasi tutti i quotidiani online, ancora a distanza di ore rispetto alle dichiarazioni arrivate ieri da parte di Romano Prodi, questa apertura inaspettata a Silvio Berlusconi, come la legge lei? Posso dire che magari dopo queste scuse da parte di alcuni giudici, da alcuni magistrati, è arrivato anche da parte di Prodi, che magari perché l'ha battuto due volte nel 96 e nel 2006, ha vinto sempre Prodi, e c'è stato sempre delle scaramucce a vicenda. Invece adesso si vede che, stando in pensione, fa riflettere molto. Allora anche lui, magari Prodi, il professore,
diciamo, chiede scusa a Berlusconi e magari apra le braccia a venire dentro al governo, perché sinceramente con questo problema di coronavirus che c'è, l'Italia si trova in male acque, e naturalmente una persona come Berlusconi sicuramente può dare una grandissima mano a questo governo. È il superamento di blocchi ideologici che lei aveva fatto già da tempo, no? Perché lei fu eletto nella coalizione di centrosinistra, poi passò nella coalizione di centrodestra. Poi sono stato eletto in Abruzzo col centrodestra nel 2013 fino al 2018. Quindi lei, diciamo così, il problema ideologico l'aveva già archiviato da tempo, no? Adesso ci è arrivato pure Prodi, insomma. Adesso ci è arrivato pure Prodi, e meno male, perché questo penso che può veramente salvare il paese. Se Prodi dà questo lancio a invitare Berlusconi a scendere in campo e dire di stare a guardare questi ragazzi, perché questi molti sono principianti e non hanno tanto esperienza, sicuramente l'esperienza di Berlusconi può insegnare a questi allievi gestire un governo e come avere diciamo molta più credibilità all'estero, perché all'estero con questo governo non siamo tanto credibili, invece andando dentro Berlusconi sicuramente acquisirebbe una grande rivoluzione a favore dell'Italia. Eppure noi abbiamo sentito in apertura di trasmissione l'onorevole Moulet che dice ma state scherzando, il governo con quei manettari del Movimento 5 Stelle. Adesso leggo le dichiarazioni di Mara Carfagna su Alla 7, dire sì non è ingresso di Forza Italia in maggioranza, a cui non siamo evidentemente favorevoli, altra cosa invece la questione MES alla quale siamo favorevoli. E come si potrebbe risolvere questa... Questo è anche è vero che è un grande problema con il Movimento 5 Stelle, perché hanno sempre, vabbè, che il Movimento 5 Stelle avevano detto sempre peste e corna contro il PD, e io ero lì al Senato, ne hanno detto di tutti i colori, anzi c'era sempre quasi le scazzottate, e allora alcune volte andavo anche a difendere, a sedare la malassa, ecco. E ne hanno detto anche di tutti i colori contro Forza Italia e contro Berlusconi, tanto loro pure di andare avanti si giornerebbe a chiunque, chiederebbe scusa a chiunque. Quindi dice solamente la voglia di mantenere la poltrona, insomma, no? È chiaro, lo capisce pure un bambino, non è che lo dice Antonio Razzi. No, perché abbiamo sentito prima il vice capogruppo del PD che parlava appunto di attenzione anche alle osservazioni fatte dal ministro dell'Interno, che teme rivolte di piazza, insomma, dice in questo momento c'è bisogno di pensare alle cose serie, no? Quindi mantenere un governo saldo comunque, perché altrimenti la gente fa qualunque cosa, no? In questa crisi economica che segue la crisi sanitaria, ma lei dice di no, insomma, è solo per la poltrona. Ahimè, hanno sempre riso di me quando io ho fatto il cambio, vi ricordate? Hanno detto di tutti i colori, di qua e là, però poi alla fine che ognuno pensa a se stesso, non è che invece ci vorrebbe persone che pensa al paese, alla gente, perché ci sono molte persone che non prendono ancora una lira, ci sono gente che mi hanno chiamato, anche alcuni tassisti, alcune cose che da Roma mi hanno chiamato, dice senatore, dice qui non prendiamo niente, non ci hanno promesso i soldi, qui stiamo morendo di fame, perché infatti i turisti non ci sono lì a Roma, e allora manca il lavoro, e naturalmente ci sono anche molti operai che devono prendere, gli hanno promesso che prendono e non prendono ancora niente, e purtroppo gli operai e tutti devono mangiare oggi, non può aspettare ancora che arriva i soldi dall'Europa hanno promesso, ma quando arriverà? Allora l'Europa bisogna anche svegliarli e dire qui ci vogliono i soldi subito, perché la cassa integrazione lo dobbiamo pagare, la gente deve andare a fare la spesa, certo. E ci sono molte famiglie che sono in difficoltà. Ho sentito che ha fatto TikTok, ha sbattuto, ha fatto TikTok, no, vabbè, comunque
Senta, ma come sceglie le musiche per quel TikTok? Le sceglie così? Come chi? Le sceglie lei o ha un qualche suggeritore? No, lo scelgo io, perché oggi ho detto voglio pubblicizzare i pomodori italiani. E oggi ho fatto quello di Rita Pavone, non è la pappa col pomodoro. No, dobbiamo trovarlo assolutamente. Ah, oggi l'ha fatto? Sì, adesso l'ho fatto, l'ho pubblicato adesso. Su TikTok? Come si chiama? La pappa col pomodoro? La pappa col pomodoro. Cercatelo, perché lo dobbiamo mandare in onda assolutamente. Ecco, lo diciamo alla nostra redazione. L'ho fatto subito perché sono andato al mio paese, Giuliano Piatiro, che dove c'ho la campagna, ci sono i pomodori, e allora dico faccio qualcosa per annunciare che sono arrivati i pomodori italiani, i pomodori, ecco, dico, mangiare e consumare italiano. Hai capito? Questa è una cosa importante, insomma. Ecco, scherzosamente. Si fa la pubblicità. Certo. Magari qualcuno dice, ma lei è senatore, dice, metta... ma ragazzi, qui bisogna fare pubblicità, qui ci dobbiamo muovere tutti. Sono suoi non pomodori, è che io lo faccio perché no, io lo faccio per pubblicizzare i nostri prodotti, i nostri italiani, diciamo, non solo i suoi, insomma, ecco, non quelli no, quelli non sono mica mia. Pensavo ragazzi, che erano suoi perché c'aveva la campagna, avevo capito che no, è la mia terra, ma è di una mia cugina, mia parente che lavora. Io non sono più a lavorare, cioè no, la terra è mia, ma non lo vado più a lavorare. Ci sono quelli che lo fanno. Ok. Senta, naturalmente. Certo. No, finisca pure, senatore, mi scusi. No, naturalmente sono andato da quelli che mi lavorano alla campagna, sono andata lei non è apparso. È apparso solo il prodotto, i pomodori, ecco quello. E appunto ho scelto la canzone. Ah, mi ricorda quando ero ragazzo, la pappa col pomodoro. E così ho mostrato, senza mostrare la pubblicità, anche la pasta e poi naturalmente la salsa del pomodoro, e ci ho ballato un po', no? Diciamo anche per essere un po'. Balla benissimo, glielo devo dire. Devo dire che ballando con le stelle mi ha dato anche un po' di carica in più. È vero. L'anno scorso, vero. Ecco, appunto, dico ballando, devo ringraziare la mia maestra Ornella Boccaposchi, che naturalmente ballando con le stelle di Mili Carlucci, che mi ha dato la possibilità, così adesso mi sono allenato e posso fare anche il TikTok ballando, perché so almeno muovere un passo. Guardi, io la invidio, perché a me ovviamente non mi riescono ste cose, io non ho neanche scaricato ancora TikTok. Devo dire che ci sono ragazzine di 5-6 anni, e ho fatto una Portofino l'altro giorno, no? Qui al porto di Pescara, visto che la canzone parlava di Portofino, allora l'ho fatto qui al porto di Pescara. Qualcuno mi ha detto, dice, ma sei a Portofino in vacanza? Non ha capito niente, quella è la canzone Portofino, non è che sono. E questa bambina ha voluto fare il TikTok con me a ballare. Almeno faccio contento anche questi ragazzini che devo dire, stanno tutti i ragazzini mi salutano, senatore, lei è professionista del TikTok. No, dico, non sono professionista. Ecco, la vediamo la bambina. Meno male, ma che ne pensa invece di Trump, che odia TikTok e l'ha bandito dagli Stati Uniti, insomma, perché lo considera uno strumento di controllo della Cina? Ma non va bene così, perché cioè, non è che possiamo avere solo le cose americane. Bisogna avere, noi siamo aperti a tutto il mondo, e naturalmente anche Trump si deve aprire, che se i cinesi hanno fatto questo TikTok che ai ragazzi gli piace perché dura solo 15 secondi al massimo, no? E si divertono, devono lasciare, non è che può dire, bandisce, io questo non lo faccio vedere in America, non va bene. Anche lui sicuramente la va a... Ma in Corea del Nord si può usare TikTok? Non lo so, penso di no, perché loro hanno una linea solo interna loro, e non c'è la possibilità di internet, ce l'hanno, ma ce l'hanno solo loro interno. Kim Jong-un sta bene, sì, lui, il capo, sta benissimo, io dovevo andarlo a trovare, adesso ho rinviato, alla prossima primavera, penso di andare il 15 aprile del 2021 in occasione del compleanno di Kim Il-sung, il nonno,
che certo, credo che faccia 10 anni. Cioè, Caspiterina! Sì, perché è ancora il presidente della Repubblica Popolare Democratica di Corea, presidente eterno. Eterno. Lui è presidente eterno. Io sono stato a vederlo dove il mausoleo sia di lui e sia di suo figlio. Sembra che dorme, no? Sì, sempre veramente vivo, veramente è impressionante, sempre naturalmente, sai, allevarlo dalla schiavitù che l'ha liberato, è normale che il popolo lo adora, è normale, come tutti i nostri eroi della guerra che ci ha liberato, come Garibaldi, Mazzini, Cavour, è normale che ce lo ricordiamo alla storia. E la storia è questa. Ecco, intanto vediamo altri TikTok. Questo faceva pubblicità. Qua fa pubblicità a un superalcolico, diciamo, l'agenziana. Ah, sì, l'agenziana abruzzese, che queste le erbe abruzzese, dove io gli ho detto che guarda che le migliori radici di genziana è a Kensong, in Corea del Nord. Ah, sì? Sono le migliori radici per fare la genziana. Vabbè, sono le seconde, prima quelle abruzzese e poi quelle coreane. Perché altrimenti dopo stride con la pappa al pomodoro. E devo dire che TikTok mi ha reclamato che non posso fare pubblicità. Scusate, l'amore per la tua patria, l'amore per i tuoi prodotti italiani è sempre. Allora io, quando si parla di italianità, io sono il primo a parlare dell'italianità, e quando si parla dell'Abruzzo parlo con il primo a parlare dei prodotti abruzzesi, perché qui sono veramente genuini, perché c'è un'aria buona tra il mare e la montagna, cresce una frutta eccezionale. Meraviglioso. Guardi, le faccio l'ultima domanda proprio al volo, ma insomma, se lei fosse ancora senatore, al governo insieme ai 5 Stelle ci starebbe? Ma secondo chi c'è alla cosa, perché ci sono, devo dire che ci sono tanti bravi ragazzi, non è che tutti sono, però alcuni ragazzi, ahimè, capiscono poco, ma non è colpa loro, è chiaro che io ho un'esperienza di vita, perché ho vissuto 41 anni in Svizzera, ne ho fatto di tutti i colori, ho incontrato milioni e milioni di persone e anche diverse nazionalità diverse. Naturalmente io ho un'altra cultura in confronto a questi. Questi magari sono stati solo al loro paesello, è normale che non sanno poco. Senatore, la ritroviamo con piacere più avanti. Grazie per essere stato con noi, per aver parlato un po' di tutto. Grazie. Molto volentieri. Buona serata a tutti, a voi naturalmente e a tutti i radioascoltatori. Grazie mille. Buona serata. Grazie a voi. Che invidia, ragazzi, perché io lo sai che mi vergognerei proprio.